Sam, another time. This time we go really, really close. I'm basically a few hours away. I'm absolutely ready to fight. And here we are again, adding another pussy to the record. That bitch out a few hours before the fight this time. I called her before, he was a broken man. From now on, please call me the Mystic Vettori. I called it, he was a broken man back then, and he's a broken man now. Tonight, we'll see if anything changes, maybe later in the week, or who knows when. Because I'm in the best promotion in the world, but people still can't make it all the way to the cage with me. Fucking crazy. The Mystic Vettori. Ragazzi, è qualcosa di incredibile. Ancora una volta salta l'ennesimo avversario di Marvin Vettori. Questa volta Carl Robertson si chiama fuori per problemi fisici legati al taglio del peso. Quindi Vettori si trova a pochissime ore dal match senza un avversario. Tuttavia ci sono alcuni pesi medi che si sono resi disponibili per combatterlo, come ad esempio Neil Magny, che con un tweet fa sapere di essere disponibile per sabato, e Kevin Holland, quello che ha tra virgolette battuto di Chirico, che fa sapere di essere disponibile sia per sabato che addirittura per stasera. Quindi insomma ci sarebbero, volendo, un paio di soluzioni più o meno immediate. L'ipotesi di vederlo combattere stasera mi sembra abbastanza utopica, ma già quella di questo sabato potrebbe essere molto più concreta. Valutando approssimativamente tutte le opzioni che abbiamo, più che Holland, che in teoria comunque ha già un match in programma per sabato, preferirei vederlo con Magny, che secondo me può essere quel nome in più che alza il curriculum. Ma ci sarebbe anche un altro fighter che secondo me sarebbe l'avversario perfetto, ovvero Uriah Hall. Hall viene anche lui da un match annullato con poco preavviso e stilisticamente sarebbe una contrapposizione molto interessante. Per ora su questo fronte c'è stato un abbocco di Durigno, che ha chiesto su Twitter un match tra i due, ma Hall pare non aver risposto positivamente. Aspettate ragazzi, fermi tutti, Marvin ha lasciato un'altra dichiarazione adesso, quindi ora vediamo la dichiarazione tradotta e la commentiamo insieme. Listen boys, all of you out there saying that you might want to fight me, so you either don't have to have a fight on the 16th because they're not going to scratch a fight to make mine happen, and second of all, you have to fight me today because I'm not going to make weight by Friday again, right? I'm not a fucking robot. I'm fully recharged. How the fuck am I going to make weight on Friday? So if you're going to say that you have to, that you want to fight me, you don't have to have a fight, and you have to have, you have to be able to make weight basically now. If not, don't even say it because it makes no sense. Quindi in sostanza pare che Marvin abbia escluso Holland perché è già impegnato e a questo punto svanisce anche l'opzione Magny per il prossimo sabato. Ora come ora ragazzi, dubito che qualcuno riesca a presentarsi entro stasera, perciò tutto secondo me è rimandato a data da destinarsi. Non credo che si debba aspettare troppo perché comunque Marvin è carico come una molla e sinceramente se non ci sono alternative pronte per stasera da una parte è anche meglio così, perché comunque sarebbe stato un rischio in più e magari aspettando può venire fuori anche qualche cosa di più interessante. Perciò ragazzi, che dire, purtroppo siamo stati sfortunati, ma a questo punto è meglio aspettare e vedere se la prossima sarà quella buona. Nel frattempo, prima di chiudere, vorrei ringraziare i ragazzi di Fatti Marziali che mi hanno dato mano con questo video e con cui presto realizzeremo dei contenuti in comune. Se volete dare un'occhiata al loro sito ve lo lascio in descrizione. Questo è Italian Fight Magazine, il primo canale di MMA che parla italiano. CBS, never said,